Ciao a tutti ragazzi, siamo qui con una nuovissima recensione e vi ho portato un marsupio tattico della Patton. Parto subito col dire che è costato 25 euro, sempre acquistato sul semaforo, e è di base con una mimetica Woodland. Allora, partiamo subito con la recensione. Possiamo vedere sul davanti una grande tasca a clip che si va a cedere a una tasca come porta utility. Qui dentro c'è un'altra tasca porta documenti, per esempio. E qua c'è un'altra taschina che si può alloggiare qualsiasi cosa, pallini, documenti, quelle che si vorrà a vostro piacimento. A lato possiamo trovare delle tasche più piccole per esempio caricatori per pistole, o io uso per il VSR10. Queste qua sono molto comodi, ce ne stanno due. Nella parte a destra c'è un'altra tasca porta caricatore, questo più per la pistola ma anche sempre per il cecchino, ci sta bene, a velcro. Nella parte superiore, diciamo, c'è una tasca molto grande, tutta in tessuto traspirante, per esempio sciarpe o magari occhiali di riserva, sarebbe molto comodo. Sono presenti qui attacchi molle, qua sulla tasca porta caricatore, e niente. Qua abbiamo un attacco per esempio la cinghia del fucile, una magari cinghia a due attacchi, tre, molto comodo, o quello che voi pensate più comodo. E qua abbiamo il clip, la chiusura clip per il dorso. E ricordo che questo è un marsupio non lombare ma ascellare. E qua si può regolare a vostro piacimento, come vorrete voi. E niente, andiamo a vedere la parte posteriore, che non c'è molto da dire. Nella parte posteriore troviamo niente, tutto il tessuto traspirante, con niente che dire. Qua ci sono vari loghi della Patton, molto carini. Allora, niente. Vi dico che questa è un'ottima, diciamo, variazione al solito corpetto, al cinturone. Io lo consiglio più per il ruolo dello sniper, io lo consiglio molto, invece che per il ruolo d'assalto, o comunque anche durante le giocate estive. Questo è molto comodo, ha varie tasche, sarà a vostro piacimento usarle come più pensate. Sì, come detto, io lo uso nel ruolo dello sniper. E niente, è stata una recensione molto breve, spero che vi sia interessata. Come ricordo, la marca e il prezzo, costa 25 euro della Patton, quindi comunque una marca molto buona, non è cinese. Un prodotto di ottima fattura, i materiali sono molto buoni. E qui da The Last Soft Gunner è tutto, alla prossima.